Il pagellone di Milan, Torino 4-1, milanisti rossoneri felicissimi, allegrissimi, funziona questo Milan? Sì, funzionano questi nuovi acquisti? Sì, bei voti? Sì, qualche voto un po' meno bello, ma bei voti per il Milan. Ho visto un Torino un po' così, ma dopo alla fine parlo, perché ovviamente do i voti al Milan, a tutti i giocatori del Milan, all'allenatore del Milan, alla squadra Milan e dopo alla squadra Torino. Quando ci saranno i big match, ci saranno, voi sapete, io seguo Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma, no, non chiedetemi di più a livello di queste cose, però il punto sul campionato che faremo martedì, c'è anche la Fiorentina, c'è anche la Lazio, l'Atalanta, insomma ragazzi, se non siete iscritti, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi ovviamente iscrivetevi se non siete iscritti, mettete una bella campanella e non dimenticate il like. Dopo ci sono questi canali quiz che sto aiutando così per far crescere, andate giù, vedete, ci sono questi canali quiz anche in inglese, sono particolari, se volete andare a dare un'occhiata mi fa piacere davvero, vi invito anche per quei canali lì. Andiamo subito alle pagelle. Maignan 6. Maignan 6 perché non gli arriva nulla, non è che deve fare chissà che cosa, il tiro lo poteva prendere, diciamocela tutta, dopo tutto passa in cavalleria. Se questo gol lo subisce in Milan-Real Madrid 0-1, allora uno, ma così col Torino, una partita mezza e mezza, dopo la sufficienza, anche perché dopo non è che gli è arrivato molto, ha fatto il suo, dopo sufficiente, quasi senza voto, però il gol l'ha preso, quindi gli do 6. Calabria 6,5, non so se avete notato che lui sta molto più alto, ma tantissime volte l'ho visto dopo, diciamo, vicino all'area avversaria, questo è molto importante, questo significa, noi siamo abituati a Leao, a Teo Hernandez dall'altra parte, ma se Calabria incomincia a fare questo gioco, che ce l'ha nelle corde questo ragazzo, si incomincia a vedere un Milan ancora più propositivo. Calabria 6,5, mi è piaciuto moltissimo, a me è piaciuto moltissimo ieri. Ciao 6, non perché ha fatto qualcosa di male o qualcosa, però effettivamente il Milan e il Torino era troppo spuntato, il Torino era troppo spuntato, non me la sento di dare 6,5, non è stata una partita diciamo colpo su colpo a pari diciamo livello, troppo scarso questo Torino che si è presentato a Milano, ha fatto il suo, bella, e sono le partite migliori per uno stopper, per un difensore sono le partite migliori, perché dopo il tuo lo devi fare, però è un giocatore un po' più scarso, quindi tu ti mette sicurezza, questo sicuramente. Tomori 6, stesso discorso, Tomori ha toccato molto più palloni, è stato molto più propositivo, ha fatto partire l'azione, ma stiamo parlando sempre di un Torino che non esisteva, che non è esistito, che non ti ha dato, non ti ha fatto pressing, non è stato lì a tentare di rubarti la palla, di metterti fra le linee, non ha fatto niente, il Torino non ha fatto niente di tutto questo, quindi giornata tranquilla per i due difensori, anche Tomori 6, Hernandez 7, 7 perché quel gol potrei dare anche 7,5, quel gol è di una finezza spettacolare, e però ha avuto la stessa prestazione di Calabria 6,5, ma il gol ovviamente gli vale quel mezzo punto in più, è un giocatore più sicuro, è un giocatore diverso dal primo Hernandez, io mi ricordo il primo Hernandez, era molto più, scattava di più, faceva molto più sgroppate, adesso sì, le fa ancora quelle sgroppate, però è molto più sicuro dei suoi mezzi, guarda molto più l'azione, è molto più attento, ha molta più spontaneità anche nel gioco, nei movimenti, sta crescendo tantissimo. Teao 7. Loftus-Cheek, rispetto a Bologna questo qua mi è piaciuto, questo ragazzo mi è piaciuto molto, un Marcantonio in mezzo al campo, ha contrastato, se il Torino non ha giocato bene o addirittura non ha giocato molto è su Loftus-Cheek, infatti un bel 7, che glielo togli il 7 a Loftus. Magari saranno partite più difficili con ovviamente dei rimpettai molto più forti, quello sicuramente, ma questo vale per tutti, non è solo per il Milan, però lui questa partita non è da sufficienza, è andato molto meglio che la sufficienza, ha fatto vedere quello che può fare ed è tanto, può dare tanto al Milan. Krunic 6,5, sta crescendo anche Krunic, prima aveva Benasser, Tonali, un po' erano quelli diciamo gli elementi migliori, gli rubavano la scena, adesso no, Krunic la scena se la sta prendendo fra i compagni, magari non ti ruba gli occhi, però è importante perché ti pressa gli avversari, è sempre pronto a prendere il passaggio, è sempre pronto a correre su una verticalizzazione, è sempre pronto a queste cose, per i compagni, per il gioco, è importantissimo, questo è davvero importante.
Reinders 6,5, mi è piaciuto di più in altre situazioni, è sempre un giocatore quello bello da vedere, questo è bello da vedere questo giocatore, anche quelle aperture, gli piace il calcio, si vede che è uno che gli piace il calcio fine, il calcio bello da vedere, il calcio spettacolo, si vede, quel tipo di giocatore lì, qualche cosina l'ha sbagliata anche, poteva segnare, ha sbagliato un gol, se non ricordo male un gol abbastanza semplice, però 6,5 è un giocatore che è bello a vedere, un bel acquisto. Giroud 6,5, ha fatto la doppietta, però l'ha fatta su rigore, però un rigore, diciamo mezzo rigore l'ha procurato lui, è sempre stato lì a fare la boa, è sempre stato lì a propositivo, ha fatto il passaggio ne ha fatto un assist se non ricordo male, insomma Giroud la sua pagnotta a casa se l'è portata, però il fatto è che i due gol li fa su rigore, quindi non gli voglio dare un 7, gli do un 6,5, avrei potuto dare sicuramente anche 7. Leao, allora ieri quando ho fatto il video a caldissimo, proprio appena fischiato ho fatto il video, ho detto ma a me Leao sì va bene, ha fatto il gioco che ha fatto, sto dando 6,5, ve lo dico subito, ma lo vedete anche in grafica, però Leao ancora non ha segnato, è un Leao diverso che avrà compiti diversi rispetto agli altri anni, prima era molto più solo, era tutto su di lui. Adesso non è più tutti su di lui, adesso c'è anche Pulisic, adesso c'è anche Reinders, adesso c'è anche ci sono tantissimi giocatori in più che possono fare il Leao di turno. Questo sarà un motivo di questo campionato all'interno del gioco del Milan. Infatti ha fatto quello che ha fatto perché lui ha tutte le capacità di fare, magari una condizione atletica che l'ho visto anche in crescita e questo è importante, però 6,5 non mi sento di dire come hanno detto molti, ma io a Leao ho visto fare un partitone, l'attaccante segna quando fa il partitone, però sicuramente sopra la sufficienza. Pulisic, ragazzi, questo è il miglior acquisto del Milan, 7, questo è il miglior acquisto del Milan, ne sono convinto e ne sono stato convinto da quando il Milan l'ha preso. Sinceramente io infatti non lo vedevo neanche nelle formazioni titolari, perché nelle formazioni titolari che vedevo in giro vedevo Chukwueze al posto di Pulisic, no, sono due cose diverse. Pulisic è uno che tocca bene la palla, ha tutti i fondamentali, è il fondamentale del passaggio, è il fondamentale del tiro, gli manca forse il fondamentale del colpo di testa, ma ha la posizione, è sgusciante, è intelligente, molto intelligente, guardate le posizioni che prende, questo può essere il vero giocatore che fa fare il vero salto di qualità al Milan, lui insieme a Reinders. Vediamo cosa succede con Loftus-Cheek, ma tutti gli innesti stanno funzionando, infatti andiamo anche a Pioli. Ora, prima che io parlo di Pioli e dei sostituti, degli altri giocatori, ragazzi date il voto anche al pagellone, date il voto anche a questo pagellone nei vostri commenti e dite, Diego, questo è il voto che vi do, anche per capire se voi lo volete che continueremo, quello sicuro. Però date un voto, mi fa piacere, date un voto a questo, al video. Musa 6, è entrato, ha fatto il suo, questo giocatore a me non mi dice nulla, però è ancora presto, ha fatto quello, entri sul 4-1, 3-1, col Torino ormai che vuole andare sotto, diciamo, a farsi la doccia, 6. Attenzione, Okafor 5,5, beh per lui è diverso la storia, perché stiamo parlando di campi aperti, i tuoi compagni segnano, i tuoi compagni tirano, i tuoi compagni fanno vedere tante cose, già la seconda volta che tu entri e non fai vedere niente, un tiro, tanto anche un pallido tiro, un bel colpo di testa, uno smarcamento, un passaggio, un assist, niente, 5,5. Tengo d'occhio anche questa situazione, non è un caso che il Milan cerchi il secondo attaccante, non è un caso, vuol dire che l'hanno avuto anche dentro, l'hanno avuto in allenamento e se è così anche in allenamento Okafor non è che li indovini tutti, sempre, tutti gli acquisti, diciamocelo chiaro, io ho dato bei voti, ho parlato benissimo degli acquisti, però magari Okafor non è fra questi qua. Chukwueze 6, io su Chukwueze sono convinto che farà bene al Milan, però non è che anche lui ha fatto vedere chissà che, qualcosina, un tiretto, qualcosina, ma la stessa cosa di Musa, diverso che Okafor, ma quasi come Okafor, in quel tipo di partita dove sono praterie, devi fare vedere qualcosa in più, però si sapeva che questo ragazzo potesse essere anche un po' in ritardo di condizione perché arriva un po' dopo, quindi lascio un 6 così, politico diciamo. Pioli 7.
Io ho parlato male di Pioli e devo parlare bene, perché io, sapete, quando scherzo, quando si scherza, sono interista, faccio interista. Quando si gioca io tifo Inter tutta la vita, tifo per le squadre avversarie che giocano contro la Juve, contro il Milan, normale, tifoso normale. Però quando mi metto a fare queste rubriche, queste considerazioni così, le faccio giuste, senza la maglietta. Io di Pioli mi sta sorprendendo, perché sta mettendo bene questa squadra. È una squadra non perfetta, è troppo lunga, la squadra è troppo lunga, però questo ha e questo fa per adesso. Io do un 7 fino adesso, potrebbe passare a essere di nuovo un Pioli sotto osservazione, perché lo voglio vedere nelle partite più belle toste. Ma attenzione, vincere ti dà disinvoltura, arrivare a 9 punti alla sosta per esempio ti dà sicurezza, questo sta facendo. Quindi fino adesso 7, non posso dare che altro che questo. Milan 7, ancora più pieno il Milan, cioè il Milan inteso come tutto il Milan, perché questo 7 potrebbe essere addirittura anche un 7,5. Stiamo parlando di una squadra che ha cambiato tanto, ha tolto Tonali, che era il giocatore, uno dei giocatori più rappresentativi, gli manca Bennacer, gli manca tutto il centrocampo, mette questi giocatori nuovi e gli riescono. Renders riesce, Pulisic è bellissimo da vedere, adesso anche Loftus mette pure il suo, Giroud, Leao, Hernandez, Calabria, insomma sono quelli dell'anno scorso. Questo vuol dire che il Milan un bel 7 se lo prende pieno pieno pieno. È un Milan che può arrivare lontano, sicuramente farà divertire. Sicuramente farà divertire, già per me questo è un voto in più a livello di calcio. Avrei dovuto dare anche 7,5, sono stato un po' di manica stretta, avrei potuto dare un 7,5. Chiudo con il Torino, dopo vi dico tutti gli appuntamenti del canale, dopo questo, dopo il Torino. Io chiudo con il Torino e dico Torino 4,5. Già non mi era piaciuto dentro casa col Cagliari, ma un Torino così niente, ma proprio il niente, 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 era proprio liquido, era, non lo prendevi, non c'era un passaggio, tre passaggi, possesso palla, un colpo di testa, cioè fai l'1-1, raggiungi l'1-1, o ti chiudi tutto alla grande, ma dopo devi avere il furore di prendere, di aggredire, di fare niente. Niente, proprio piatto totale. Il Milan si infilava ovunque, ma perché erano fermi, quasi senza voglia, quasi mancando la voglia di fare partita, di fare gioco. Torino pessimo, 4,5. Detto questo, ci saranno adesso le pagelle della Roma. Ho già messo il Milan giorno dopo, ieri ho fatto la reaction immediata, il post partita, ma ho messo già nel canale il giorno dopo, che è un'analisi un po' più lenta, più tranquilla delle partite, insieme alla Roma, Roma-Verona, che diciamo, parliamo pure di Roma, parliamo di tutto in questo canale. Questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi iscrivetevi se ne avete voglia, siete 150 nell'ultima settimana, 200, siete tanti, siete grandissimi. La mia comunità, io adoro la mia comunità, io adoro la mia, quello che seguono me, sono io che seguo voi, credetemi, sono io che seguo voi. Infatti leggo tutti i vostri commenti, io leggo tutti i commenti. Ci saranno più live adesso che il caldo dovrebbe pensare, si pensa che il caldo incomincia ad andare via, quindi si possono fare più le live con più tranquillità. Ci saranno tante live, le live post partita, adesso appunto sul campionato martedì, top e flop, non dimenticate top e flop, che è molto bello, questa anche rubrica. Insomma, iscrivetevi se non siete già iscritti, mettete la campanella, mettete un mi piace, e ci sono questi due canali che metto in descrizione, quiz, andate a vedere, andate a dare un'occhiata, dopo se vi piacciono, andate a dare un'occhiata, sono carini, divertenti, molto molto estivi, molto da passatempo. Detto questo, alla prossima ragazzi, oggi chissà quanto video, chissà quante cose. Ciao ragazzi, ciao ciao.